Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel parlatorio. Ecco, questo era un luogo dove Padre Pio, purtroppo i pellegrini qui non possono venire a visitare questi luoghi, ci troviamo all'interno della clausura. Era un luogo dove Padre Pio incontrava spesso delle persone, per lo più donne, che gli venivano indicate dai superiori di Roma o dallo stesso padre provinciale, e lui le incontrava qui, in questo luogo, in questo parlatorio. Vedete, c'è una piccola finestrella che si collega con la foresteria, ovvero quel luogo dove Fra Modestino per circa 40 anni ha accolto qui tante persone, e quindi possiamo dire che qui Fra Modestino si è fatto santo, il portinaio del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, oggi qui per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrive raccontando qualcosa di bello che accade in quel momento nella sua vita, anche se c'è il demonio che non gli permette di scrivere al suo padre spirituale, ma dall'altro racconta qualcosa di bellissimo che è accaduto nella sua vita, ovvero la sua ordinazione sacerdotale, il 10 agosto del 1910. E noi vogliamo leggervi però una lettera che risale a 2 anni più tardi, nel 1912, il 9 di agosto, perché qui Padre Pio racconta il suo ricordo di quello che accadde. Ma che cosa era successo? Ecco, una forte emicrania. Il demonio gli impedisce di scrivere per questa forte emicrania. Ogni volta che mi determinavo a scrivervi, ecco che un fortissimo dolore di testa mi assaliva, che sembrava che lì per lì fosse per spezzare, accompagnato da un acutissimo dolore nel braccio destro, impossibilitatomi a tenere la penna in mano. Però, padre mio, che l'amore mi vincerà finalmente, l'anima corre nel rischio di dividersi dal corpo per il motivo che non può amare abbastanza Gesù in terra. Sì, l'anima mia, racconta Padre Pio, è ferita di amore per Gesù. Sono infermo d'amore, provo continuamente l'amara pena di quell'ardore che brucia e non consuma. Suggeritemi, se potete, il rimedio per l'attuale stato dell'anima mia. Ecco una languida figura di ciò che Gesù opera in me. Ma padre mio, è qui il racconto. Mentre io scrivo, dove vola il mio pensiero? A quel bel giorno della mia ordinazione, domani, festa di San Lorenzo, eppure il giorno della mia festa, ho già incominciato a provare di nuovo il gaudio di quel giorno sacro per me. Fin da stamattina ho incominciato a gustare il paradiso. E che sarà quando lo gusteremo eternamente? Vado paragonando la pace del cuore che sentì in quel giorno con la pace del cuore che incomincio a provare fin dalla vigilia. E non ci trovo nulla di diverso. Il giorno di San Lorenzo fu il giorno in cui trovai il mio cuore più acceso di amore per Gesù. Quanto fui felice, quanto godei quel giorno. Padre, leggete questa lettera e poiché non dubito che mi amiate, pregate e ringraziate anche voi Gesù per me, il vostro povero discepolo Fra Pio.